Se vuoi partecipare anche tu alle mie Money Lobby, iscriviti al canale con la campanella attiva su tutte. Poi devi lasciare like a questo video, è molto importante. E infine devi commentare nei commenti, in questo caso più volte, il tuo ID o di PS4 oppure di Xbox One oppure PC. Devi commentare nei commenti il tuo ID, così ti potrò invitare nelle sessioni private dove dropperemo i soldi a tutte le persone iscritte al canale con la campanella. E benvenuti a tutti in questo nuovo video qui Xtianox, e oggi siamo qui in un nuovo video su GTA 5 Online, dove oggi vi mostrerò come ottenere i milioni grazie a questo glitch veramente esclusivo per tutte le piattaforme PlayStation, Xbox e PC, veramente facile e veloce in solo. Prima di partire, se volete ottenere un account moddato per tutte le piattaforme gratuitamente, i requisiti sono questi qui, quindi come prima cosa iscriviti, come seconda cosa attiva la campanella, come terzo passaggio lascia like a questo video, come quarto passaggio commenta nei commenti con la tua console e come quinto passaggio guarda tutto il video fino alla fine, anche per ottenere i milioni e anche per entrare nel contest. E noi iniziamo subito con il glitch, è veramente molto molto semplice. Dovete recarvi in questa locazione qui, come vedete davanti a un Los Santos Custom. In questa posizione qui prenderete un veicolo a caso, quindi un veicolo di un PNG casuale che troverete lì nelle vicinanze. Da quanto ho capito funziona solo con i veicoli che si trovano in quel parcheggio lì. Comunque non lo so, provate anche con altri veicoli. Una volta che avrete preso un veicolo che si trova in quella posizione lì, in quella zona lì, entrate dentro Los Santos Custom e una volta che sarete entrati andate su Targhe. Quindi andate nella sezione targhe e ora cosa dovrete fare? Ora schiacciate su gialla su blu e poi una volta fatto dovrete schiacciare freccia sotto fino a quando comprerete la prima targa. Quindi è veramente molto molto semplice, dovete switchare la freccia in giù fino a quando non arriverete alla prima targa. Una volta fatto che saremo usciti, come vedete, dallo Los Santos Custom, usciamo tranquillamente. È veramente importante che mettete tutti i soldi in banca, quindi dovete avere 0 soldi in contanti. Una volta fatto, dovete recarvi in questa locazione qui, quindi come vedete, ecco qua vicino a questo negozio qui. Una volta che sarete arrivati qui, schiaccerete freccia destra davanti a questo distributore della Coca-Cola. Quindi dovrete bere la bibita, come vedete, di questo distributore esattamente per 2 volte, quindi in questo caso questa è la prima, clicchiamo di nuovo per la seconda volta, visto che dovete farlo per 2 volte esattamente. Ok, attendiamo che lo faccia per la seconda volta. Ok, una volta che avremo fatto questo passaggio qui, veramente importantissimo per glitchare il gioco, cosa dovremo fare? Dovremo prendere intanto il veicolo di prima dove abbiamo inserito la targa. Una volta fatto, dovremo andare allo Santos Custom di prima. Quindi è veramente importante, come vedete, nello Santos Custom dove siamo andati prima. Una volta che saremo arrivati allo Santos Custom, schiaccio ripara veicolo e ora cosa dovremo fare? Dovremo andare nella sezione di nuovo delle targhe. E ora, una volta che andremo nelle targhe, cosa dovremo fare? Dovremo esattamente, ragazzi, sentite bene, selezionare la prima targa. Quindi andiamo non su segnalazione, eccolo lì, più sotto targhe. E dovremo selezionare l'ultima, scusate, mi ero un attimo confuso. Selezioniamo l'ultima targa. Una volta fatto che avremo selezionato l'ultima targa, ora dovremo, come dire, dovremo prendere il nostro veicolo dove abbiamo inserito la targa e dovremo, come vedete, inserire la nostra auto metà dentro e metà fuori dello Santos Custom. Una volta che avremo fatto questo passaggio qui, apriamo il telefono, andiamo nei contatti del telefono e ora dovremo cercare Gerald.
Quindi andiamo a cercare Gerald, vediamo dov'è che sta. Comunque, ok, Gerald sta più sopra. Una volta che avremo trovato come contatto Gerald, lo dovremo chiamare. Quindi tranquillamente eccolo qui, chiamiamolo e dovremo richiedergli un'attività. Quindi richiediamo l'attività. Invece, se ce l'avete già sul telefono, come ce l'ho io, basta che aprite il telefono, andate tra la lista delle attività qui e avviate una tra le attività che vi ha mandato Gerald. Una volta che ci sarà questo caricamento qui, andate intanto nelle impostazioni della PlayStation, andate nella sezione rete, andate sopra la spunta e appena vi porterà nella lobby di attesa, nella sala d'attesa, dovrete togliere la connessione. Una volta fatto vi apparirà questo messaggio, lo accettate e rimettete la connessione. È veramente importantissimo questo timing e poi vi dovrà apparire questo errore qui e voi schiacciate X. Se non vi funziona al primo colpo, provate a fare più veloce la parte del dove togliete la connessione, perché è probabile che lì dovete essere più veloci rispetto alla parte precedente. Comunque, una volta che in questo caso avremo accettato l'ultimo messaggio, il gioco ci porterà ovviamente nell'offline. Comunque voi potete connettere la PlayStation alla rete, quindi potete mettere la spunta della rete ora. Una volta che saremo nell'offline, schiacciamo Option Online e andiamo su Giocagiti Online, sessione sola d'inviti. Quindi dovremo andare in una sessione sola d'inviti tranquillamente. E ora a breve ci dovranno dare i nostri 500.000 dollari regalati dalla Rockstar. Quindi attendiamo un attimino, vediamo se ce li daranno, se ci ha funzionato il glitch. Quindi attendiamo un attimino dei secondi, vediamo un attimino. Ok. Vediamo. Intanto c'è il caricamento principale, come vedete quello da ruota. E boom, regà, vedete quello qui. Congratulazioni, abbiamo ottenuto esattamente 500.000 dollari dalla Rockstar Games. Quindi veramente buonissimo come glitch. Condividete questo video e noi ci vediamo alla prossima.